Buongiorno, in questo video tutorial parleremo di come i ciclisti si devono comportare quando circolano su strada. Ricordiamo che le biciclette sono classificate come veicoli e devono quindi circolare sulla parte destra della carreggiata in prossimità del margine della stessa. Quando un veicolo sorpassa un ciclista o una fila di ciclisti, deve mantenersi ad un'adeguata distanza laterale. Ovviamente, tale distanza dipende sia dalle dimensioni del veicolo in sorpasso che dalla differenza di velocità tra i due veicoli. Criteri di prudenza e sicurezza suggeriscono ai conducenti di veicoli a motore di tenere presente che un ciclista potrebbe cadere o, entro certi limiti, spostarsi dalla traiettoria rettilinea a causa di buche, folate di vento o spostamenti d'aria. Nel percorrere una rotatoria, i ciclisti devono mantenersi sulla parte più esterna e segnalare in anticipo con la mano destra l'intenzione di uscirne. Quando sono in rotatoria, i ciclisti devono prestare continua attenzione ai veicoli che stanno per immettersi, ma anche a quelli che, dalle corsie interne, si spostano per uscire dalla rotatoria. Ai conducenti di veicoli ricordiamo invece che bisogna dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla parte destra, laddove le traiettorie stiano per intersecarsi. Anche se procedono in fila, ogni singolo ciclista del gruppo è un veicolo a sé stante che deve rispettare le regole di precedenza. Non esiste la regola passa il primo, passano tutti, come spesso si vede sulle nostre strade. Ogni ciclista deve controllare il traffico in arrivo e all'occorrenza fermarsi per dare precedenza.